stato inserito per i reati di omicidio nelle strade, nel lavoro e stesso inasprimento delle pene. Questo dovrebbe, in teoria, ma credo anche in pratica, far prendere coscienza ai datori di lavoro e agli altri che bisogna comportarsi in un modo differente rispetto a quelle che sono le normative e le leggi. E nuovamente la UIL proporre l'istituzione di una nuova fattispecie di reato, l'omicidio sul lavoro, con sanzioni rafforzate, e lo fa proprio all'indomani di uno dei giorni più neri per la Toscana, dove in sole 24 ore si sono registrati due incidenti mortali, uno a Monte San Sabino, dove un operaio 33enne è rimasto folgorato mentre stava lavorando alla sostituzione di un palo della luce, ed un altro al porto di Marina di Carrara, dove un 40enne è rimasto schiacciato sotto un carrello elevatore. Le normative ci sono, non è che manca le leggi per far rispettare quelle che sono le norme all'interno dei cantieri. Il problema è molto più ampio e va visto da una parte con l'inasprimento delle sanzioni rispetto, come è successo con l'omicidio stradale, che tutti noi oramai conosciamo bene, deve anche essere sul fatto del comportamento sul lavoro. L'aspetto importante è che bisogna tutti convincersi che o ci mettiamo nell'ordine delle idee che i dipendenti vanno formati rispetto a quello che è il lavoro che vanno ad affrontare. Vanno potenziati più possibile i controlli rispetto a quello che sono ufficio provinciale del lavoro, INAI e INPS, in tutti i cantieri. In Toscana continua a crescere il drammatico numero delle morti bianche dopo un 2017 chiuso con 72 decessi solamente nei primi sei mesi del 2018. Secondo i dati INAIL sono state 30 le vittime sul lavoro. Stiamo cercando attraverso i nostri strumenti di proporre ai nostri governanti di inserire norme e di comportamento rispetto a quello che è, speriamo, un superamento anche se in parte di questo problema.